Oggi, fratelli e sorelle carissimi, celebriamo la solennità di San Giuseppe. Abbiamo letto or ora il secondo Vangelo, ieri abbiamo letto il primo nella messa prefestiva, e a partire da questo Vangelo, da un particolare che risalta all'attenzione, è una frase detta dalla Madonna, possiamo svolgere una piccola riflessione che ci farà ulteriormente comprendere l'importanza e la grandezza della figura di San Giuseppe. Quando la Sacra i santi sposi ritrovano Gesù, interviene la Madonna, in gesto, come dire, di affettuoso e amorevole, dolcissimo rimprovero a Gesù, dice: figlio, perché ci hai fatto così? Attenzione, ecco, tuo padre ed io, angosciati, ti cercavamo. Non dice io e tuo padre, ma tuo padre ed io. Fa risaltare anche Maria Santissima ciò che i Vangeli, sotto altri punti di vista, fanno risaltare, cioè che San Giuseppe era non solo vero sposo di Maria, ma anche vero capo della famiglia di Nazareth. L'Arcangelo Gabriele, in tutte le circostanze, è lui che va da San Giuseppe a dirgli: prendi sposa la Madonna. È l'Arcangelo Gabriele che dice: guarda che è ora di andare in Egitto perché vogliono ammazzare Gesù, e lo dice a San Giuseppe, così come l'avverte di quando era ora di tornare. Non lo dice alla Madonna, lo dice a San Giuseppe. Sono piccoli particolari come ci fanno comprendere che San Giuseppe ha fatto veramente il capo famiglia. E di chi? Della Madonna, cioè la creatura più santa che esista, la regina degli angeli, colei che era al di sopra degli angeli, era sottomessa a Giuseppe. E di Gesù, il figlio di Dio fatto uomo, Dio è stato sottomesso a un uomo per amore nostro. Cioè, qui la mente si perde, d'accordo? Io diversi anni fa, adesso non voglio fare spot pubblicitari durante un'omelia, ho fatto tante catechesi su San Giuseppe, io ho invitato da una web radio, Radio San Giuseppe, ed ho avuto io stesso la grazia di approfondire la figura di questo grande santo, perché dovendo fare le catechesi ho dovuto leggere molto e ampliare le mie conoscenze. Allora, questa sera volevo con voi una immagine tipica della letteratura giuseppina, diciamo così, è quella che vede nella famiglia di Nazareth una piccola trinità terrestre, chiaramente che è, come dire, il riverbero terreno della trinità celeste, con una piccola differenza però, che è un che è un compimento delle parole evangeliche di Gesù. Gesù nel Vangelo ha detto: gli ultimi saranno i primi e i primi saranno gli ultimi. Perché nella Trinità terrestre il capofamiglia è San Giuseppe, cioè l'ultimo in ordine di importanza e di grandezza, e l'ultima ruota del carro, cioè il figlio di famiglia, è Gesù, che è assolutamente il primo in ordine di grandezza, perché Dio ha fatto uomo. Quindi le cose strane che fa nostro Signore, no? E quando gli autori parlano di questa Trinità terrestre, fanno subito un altro accostamento. Questo è utile per tutti noi, anche per la nostra riflessione, perché la Trinità, quella Trinità terrestre, riverbera nella struttura della Chiesa. Allora, voi sapete che la Chiesa, nella Sacra Scrittura, nella Bibbia, è rappresentata dalla Madonna. Quindi Maria è la Chiesa. Gesù, noi stiamo celebrando la Messa, nella Chiesa è presente personalmente, è presente nel Santissimo Sacramento dell'altare. Quindi c'è la Chiesa, c'è il Santissimo Sacramento e nella Chiesa c'è San Giuseppe. Chi è che ha autorità sulla Chiesa e anche sui sacramenti? Chi ce l'ha? I ministri sacri, i vescovi soprattutto e il Papa. Domanda: è più grande secondo voi un vescovo o tutta la Chiesa? È più grande il Papa o tutta la Chiesa? È una domanda retorica, no? Eppure il vescovo ha potere sulla Chiesa, perché il vescovo dentro una diocesi è un piccolo Papa. Il Papa ha potere sulla Chiesa di Cristo, non tanto potere che Gesù ha detto: tutto quello che legherete sulla terra sarà legato nel cielo. E hanno potere su Gesù, sui sacramenti, sull'amministrazione dei sacramenti, sul, come dire, creare le condizioni di accesso ai sacramenti.
Allora capite, no? San Giuseppe è l'immagine, il punto di riferimento di coloro che nella Chiesa svolgono la funzione del governo. Voi sapete che un ministro sacro, sono dei libri bellissimi, il Cardinal Sarà, è sposo della Chiesa, come Maria la sposa di Giuseppe, ed è padre di tutti, perché poi c'è l'autorità su Gesù Eucaristia, ma in Gesù figlio e il nostro fratello sono rappresentati anche l'insieme di tutti quanti i fedeli, di cui un sacro ministro deve essere padre. Allora, noi dobbiamo pregare San Giuseppe, tanto, primo perché eserciti tutto quanto la sua potenza sulla Chiesa e sui figli della Chiesa. Lui è il difensore della Chiesa, ma anche perché aiuti, e vi prego tanto di farlo adesso, coloro che nella Chiesa stessa hanno il compito di prendere decisioni come lui a suo tempo le prese per la Sacra Famiglia di Nazareth. Guardate che se San Giuseppe non avesse preso la decisione di andare in Egitto a scappare da Erode, che lo sa che fine avremmo fatto, D'accordo? E altre decisioni che realmente ha preso. Ora, noi in questo tempo dobbiamo sempre tanto pregare per chi anche nella Chiesa ha il compito di prendere delle decisioni, perché sono delle responsabilità enormi. Non è nostro compito puntare il dito e giudicare. Il nostro compito è aiutare chi ha queste funzioni a fare quello che Dio vuole. Io vi dico, insomma, nel mio piccolo, io sono parroco di una piccolissima comunità, ma se dipendesse da me, è bellissimo fare, come dire, il sacerdote, il pastore, ma quando devi governare, prendere decisioni o cose di questo genere, diventa un po' meno bello, d'accordo? Perché a meno che uno non sia squilibrato, tu capisci che quando devi prendere una decisione e tu ti porti dietro altre persone, c'è responsabilità sul prossimo. Se ti sbagli, Dio non voglia, coinvolgi le cose sbagliate con il prossimo. Immaginate, più va in alto e più questo peso aumenta, no? Ecco, San Giuseppe aiuti, preghiamo San Giuseppe per tutti i nostri pastori. Ecco, che chiaramente la Santissima Trinità ha dato tutto in mano a San Giuseppe perché sapeva che si poteva fidare di lui. San Giuseppe ha governato benissimo la famiglia di Nazareth. Si è comportato benissimo sia nei confronti della Madonna che nei confronti di Gesù Cristo. Noi abbiamo bisogno del suo aiuto, però, ecco, perché San Giuseppe è proprio il modello assoluto. Ecco, però non è facile, diciamo così, imitarlo. Ecco, quindi anche nella Chiesa riverbera questo mistero che ha caratterizzato la vita di Nazareth, no? Cioè, a volte il Signore veramente chiama al ministero sacro, almeno parlo per me, come dire, le persone assolutamente più improbabili e meno adatte. Eppure a queste dà la responsabilità sui tesori più preziosi che c'ha. Dico sempre, Signore mio, ma è così, d'accordo? Cioè, il più piccolo lo mette e l'ha fatto con la Sacra Famiglia, insomma, no? Perché immaginate, ripeto, San Giuseppe, che è evidentemente sproporzionato sia in confronto di Gesù che nei confronti di Maria, e però ci aveva autorità vera su entrambi, reale, se l'è dovuta prendere, l'ha dovuta esercitare senza fare troppe false modestie. Bene, preghiamo oggi in particolare, questa sera soprattutto, San Giuseppe, per tutte le autorità che devono prendere decisioni, e che venga il nostro aiuto, ecco, negli attuali momenti difficili di prova e di sofferenza per molti. Siano lodati Gesù e Maria.